Partendo dallo stesso script che abbiamo utilizzato per disegnare un quadrato, possiamo far disegnare a scratch un triangolo equilatero. Per farlo dobbiamo portare in questo caso due modifiche al nostro script. La prima è chiaramente la ripetizione dei nostri dati, non saranno più 4 ma bensì 3, e lasciando lo stesso numero di passi, quindi la stessa lunghezza di lato, dobbiamo andare a cambiare i gradi di rotazione. Tenendo conto però che in questo caso non dobbiamo andare a dire a Scratch di utilizzare l'angolo interno della nostra figura geometrica, ma dobbiamo andare a dirgli l'angolo supplementare. Sapendo che un angolo del triangolo equilatero è 60, l'angolo supplementare sarà 100. 20. Facciamo una piccola prova e vediamo se ci viene disegnato il nostro triangolo. Perfetto. Adesso proviamo a fare il triangolo un po' più grande, spostiamo Scratch in modo tale che la nostra figura ci stia e allarghiamo il triangolo cambiando il numero dei passi. Proviamo con 200 e vediamo se funziona ancora. Ed ecco il nostro triangolo.